proseguiamo con le domande. La massa M valga 1 kg e la velocità del carrello V grande 2 metri al secondo. Stavolta la biglia la rendiamo un pendolo, cioè sta attaccata a un filo di 80 cm di lunghezza. Una molla compressa, compressione 2 cm, spinge su il pendolo dalla posizione più bassa in modo che il pendolo al ritorno colpisca il carrello con la velocità V trovata alla domanda precedente. Vediamo che significa fino a qui. Questo è il pendolo, la biglia di massa M, questa è la molla compressa. Questa molla a un certo punto viene lasciata andare e spinge su questo pendolo in modo tale che il pendolo raggiunge la massima inclinazione, poi ritorna indietro e nel momento in cui ritorna nel punto più basso ha la velocità che abbiamo calcolato prima, cioè metà della velocità del carrello, quindi un metro al secondo. E con questa velocità di ritorno il pendolo si urta contro il carrello che nel frattempo stava correndo a 2 metri al secondo V grande. Quindi la molla va fatta scattare quando il carrello è ancora distante. Mentre il carrello fa questo tragitto, la molla spinge il pendolo sale, poi il pendolo ricade giù e nel momento in cui il pendolo arriva giù, nel frattempo il carrello è arrivato qua e quindi il pendolo colpisce il carrello. E la situazione che si verifica è esattamente quella che abbiamo calcolato prima, cioè il carrello arriva con velocità V, 2 metri al secondo, e invece il pendolo in quel momento ha una velocità che è V mezzi, quindi 1 metro al secondo. E si verifica l'urto che abbiamo calcolato prima, l'urto elastico, con il carrello che rimane fermo dopo l'urto. Le domande sono la costante elastica della molla, l'angolo di massima inclinazione del pendolo e la posizione del carrello, cioè a quale distanza sta rispetto al punto d'impatto nel momento in cui bisogna far scattare la molla. Quindi le domande sono la costante elastica della molla, l'angolo di massima inclinazione e questa distanza alla quale si trova il carrello dal punto d'impatto, la distanza alla quale si trova nel momento in cui la molla bisogna farla scattare. Per prima cosa analizziamo le trasformazioni di energia. All'inizio l'energia meccanica è tutta in forma potenziale elastica dentro la molla, 1/2 KE delta L alla seconda. Energia elastica della molla in posizione A. La posizione A è quando il pendolo è fermo nel punto più basso. Poi, quando la molla spinge via la biglia, il pendolo, trasferisce al pendolo la sua energia elastica che diventa tutta energia cinetica, 1/2 mv alla seconda. V è la velocità con cui parte il pendolo ed è pari a 1 metro al secondo, cioè metà della velocità del carrello. Questo perché il pendolo, quando poi ritorna nel punto più basso, deve avere la velocità pari a V mezzi, 1 metro al secondo. Quindi vuol dire che partiva con quella velocità, quassù si ferma e ritorna con la stessa velocità. Quindi parte con 1 metro al secondo di velocità dopo che ha ricevuto la spinta della molla. Durante la salita c'è un'altra conversione di energia che si trasforma da cinetica, 1/2 mv alla seconda, in potenziale gravitazionale mgh, h è l'altezza raggiunta dal pendolo. Quindi energia elastica in A diventa energia cinetica in A e poi diventa energia potenziale gravitazionale in B e gb. Questa conservazione dell'energia meccanica è possibile perché durante la salita del pendolo non c'è l'attrito e neanche durante la spinta della molla. Quindi tra il passaggio tra l'energia elastica e cinetica non c'è dispersione di energia meccanica perché non c'è attrito, come anche non c'è dispersione durante la salita nel passaggio dall'energia cinetica all'energia gravitazionale, non c'è l'attrito. Ora utilizziamo la prima trasformazione di energia da elastica a cinetica, quindi questa equazione, cioè questa qui, per trovare la costante elastica della molla. Per passare da queste equazioni a queste ho semplicemente moltiplicato per 2 per togliere i fattori 1/2, quindi abbiamo che la costante elastica della molla è uguale a mv alla seconda diviso l'accorciamento al quadrato. La massa M della pallina, del pendolo, è 1 kg,
La sua velocità di partenza, abbiamo detto, è un metro al secondo, da farsi al quadrato, diviso 2 cm al quadrato, l'accorciamento della molla. Il risultato è 2500 newton al metro, cioè 25 newton al centimetro. Questa è la costante elastica della molla. Vediamo l'unità di misura, perché viene newton su metro. Qui abbiamo la massa, la velocità al quadrato, lo possiamo scrivere come chilogrammo per metro al secondo quadrato il metro al quadrato li scriviamo come metro per metro. Al denominatore abbiamo un accorciamento al quadrato, quindi metri alla seconda. Uno di questi metri alla seconda si semplifica con l'altro, sopra, avendo separato i due metro per metro, abbiamo il newton, newton diviso metro, quindi eccolo qua.